grande onore avere con noi Giorgia. Giorgia, eccola qui. Buonasera, eccoci. Allora, buonasera Giorgia. Allora, lo ripeto così, perché non ci sono i equivoci. Almeno è quello che penso io. Io stasera smetto i panni del giornalista, del critico, dell'esperto, che peraltro non sono, quindi lo sei. Non faccio fatica, per dire una cosa apertamente, che cominciamo nella maniera più chiara. Ho detto che sei divina, io credo che tu lo sia, lo dico che sei divina. Lo credo che tu lo sia, no, non l'ho bevuto. Pensa, nemmeno mezzo bicchiere di vino stasera. Però ci tengo, perché mi sembra il giusto modo per iniziare. Io e anche Castaldo ti conosciamo da quando eri piccolo, da quando cantavi nei club romani. Sì, avevo quando... 20 anni. Avevi 20 anni, quindi... 30, più di 30 anni fa. 2 anni fa. E la verità è che quando abbiamo visto Giorgia così, già all'inizio, nelle prime serate, nei club romani, abbiamo avuto chiaro che non eravamo davanti a una ragazza qualunque. E poi, seguendola nella sua crescita, nel suo percorso, cioè, lo dico quindi senza grandi dubbi, è la più grande cantante italiana dopo Mina, ma non per un fatto tecnico importante, ma solo perché non è più grande di te. E lo è, ha una capacità espressiva, una capacità di rendere vivi i sentimenti che canta, di renderci partecipi di quello che canta, perché non canta mai da sola, canta con noi. Io trovo che sia veramente unica, per cui mi sono sbilanciato, il resto della serata sì, sarà in discesa. Sì, sei sbilanciato un po' troppo, anche no, così si crea pure una certa aspettativa che adesso, voglio dire, devo pure rimanere e mantenere. Ma loro la pensano più di me, cioè io anzi sono stato modesto, perché loro pensano sicuramente cose che non hanno. Io penso che ci sono, no? Ci sono delle... È tutto un fatto di sentire, ci sono delle voci, così come degli strumenti suonati, cioè musicisti che ti... arrivano, in qualche modo si crea un contatto d'anima, allora in quel caso poi uno si sbilancia così, poi magari tu ce l'hai con me questa sensazione, altri ce l'hanno con altri artisti, no? Cioè, assolutamente non, vero, si però... non si può asserire. Però alcune cose secondo me sono quasi prenditi la responsabilità, io non c'entro niente. Però ti faccio la domanda per cominciare, tu ti sei, quando è che ti sei resa conto di avere una voce? Cioè che non vuol dire saper cantare canto anch'io e non vi consiglio di sentirmi, ma in generale cantiamo tutti. Poi qualcuno ha una voce, quindi quando è che hai avuto coscienza di avere una voce per la prima volta? Ma ero piccolina, non proprio coscienza, forse perché ero troppo piccola, però ho imparato da subito che era una parte fondamentale di me, che però io vivevo come naturale. Io vivevo con i miei in questa casa su 2 piani, quindi avevamo le scale e sulle scale c'era questo effetto un po' di riverbero. Io appena loro uscivano, comunque mi lasciavano solo a casa, che già avevo 9-10 anni, e mi mettevo là, trovavo i testi delle canzoni sul TV Sorrisi e Canzoni, perché non c'era internet, o dove riuscivo a trovarli, poi quelli in inglese cercavo di tirarmeli giù da sola inventando le parole. E mi mettevo là e cantavo queste canzoni che mi piacevano, perché era una cosa che mi faceva, più che stare bene, mi faceva essere me, era una parte di me. Quindi era come un gioco, avrei potuto giocare o fare un quadro o, non so, chiacchierare con un'amica, invece quel momento per me di benessere era il canto. Anche perché è una cosa fisica, cioè in realtà una cosa fisica. È differente che suonare uno strumento dove porti fuori da te qualcosa. Io lo dico sempre, è diverso, è una cosa fisica, quindi risente anche di come stai tu, risente di come respiri, se hai paura si sente quando canti, se sei gioioso si sente anche quello, se sei stanco si sente tutto, perché è veramente è una parte di te, è un'espressione profonda. Rispetto a quello che hai detto, tanto siamo io e te, non ci sento loro, ma quando arrivi in scena una sera e te rode, cioè non è proprio la serata giusta ma devi cantare, cos'è che scatta per cui il rodimento scompare e la musica ti conquista? Cioè quando scatta? C'è un tempo oppure appena arrivi sul palco, piazza pulita e si ricomincia da cantare? Quella è una magia che accade e io non la do mai per scontata. Comunque arrivare magari quando hai delle date una dopo l'altra, che arrivi la seconda sera magari non ti senti in forma e dici
lo senti, no? E vorresti sentirti come il giorno prima. Non lo so, succede, io non lo do mai per scontato, arriva, succede, è una magia proprio che succede e io credo, mi pare che accade quasi subito. Quasi subito, al primo, secondo pezzo, forse anche quando senti il pubblico, lo senti, senti il respiro, oltre l'applauso, no? Oltre il compiacimento, senti questa presenza, questa cosa che si crea come se fossimo a volte una cosa sola, che io continuo a dire questa frase che mi esalta. Hai ragione, ma è così. Però è così, è così. Te lo dico da pubblico, cioè è la stessa cosa che vive la gente guardando il concerto, diventiamo una sola cosa con te che stai sul palco. E anche a me succede da pubblico, non solo sul palco. E sono quei momenti che ti sembra che tutto ha senso e che il mondo è un posto migliore. Sono i momenti in cui capisci perché sei vivo e perché sei lì in quel momento. È incredibile, è una sensazione pazzesca. Quando è la prima volta che l'hai provata cantando? Te la ricordi? Cioè, c'è stato un momento in cui cantando hai detto, beh... Ero grande già, non mi è successo da giovanissima perché lì ero presa da altre cose mie. Ero poi molto timida, quindi io cantavo con gli occhi chiusi, cercavo quasi il mio mondo, quasi avevo paura di aprirmi verso gli altri. È una cosa che ho imparato. Però poi quando è arrivata questa cosa, ti ricordi quando c'è stato un momento esatto o no? È stato un periodo. C'è stato un momento, era una. Non so che non riesco a ricordarmi la città, però mi ricordo che ero in una piazza, era una piazza lunghissima, era un'estate e quindi c'era tanta gente in lunghezza, cioè io la vedevo, che poi è quasi più difficile quando si è in tanti, nei posti dove nel club, nel teatro è quasi più, non più facile, però la senti meglio quel calore, quell'unione, quando si è in tanti, però è più magico quando si è in tanti perché veramente senti la densità di quell'essere una cosa sola. Non mi ricordo la città perché ho 3 neuroni e devo fare tutto con quelli. Sono abbastanza. Ma avrò avuto circa 30 anni, sarà stato verso gli anni primi 2000. Che io lì ho fatto un cambio. Anche questo è bellissimo perché in realtà questo significa che la parte di intensità, come dire, inconscia è stata anche molto lunga. Io giudico che sia stata anche molto bella, cioè quella parte di incoscienza dei primi anni della tua carriera ti hanno permesso di fare cose che non avresti forse fatto altrimenti. Bellissima quella parte di incoscienza, io quando ci ripenso non so dove ho trovato coraggio di fare certe cose, ma perché non era coraggio, era incoscienza. Quindi quella parte così un po' selvaggia, un po' dell'ignoto, un po' mi manca, però non c'è paragone con l'assaporare fino in fondo l'esperienza. Ti porta più paure, secondo me, la coscienza. Sono curioso anche di nuovo. Che tipo di paura? Che vuol dire? Allora, mettiti nei panni di uno normale che non canta come a te. Obiettivamente non è facilissimo immaginare che tu abbia paura avendo una dote di quel tipo. Sono curioso assai. Infatti, non è una cosa, è una cosa mentale. Non è così tanto legata all'atto artistico in sé. Lì è l'anima che deve andare, perciò non ci sono tante costrizioni. Tutte quelli sono derivati della mente, che però ti arrivano con la coscienza e l'esperienza, perché cominci a desiderare di non deludere le aspettative, cominci a fare i paragoni con come eri e come sei. Che sono tutte cose sbagliate, perché non hanno nulla a che vedere poi con l'espressione artistica, che deve essere libera dal tuo giudizio, almeno dal tuo deve essere libera. Almeno quello. Perché deve muoversi in una sorta di asse celeste per cui poi tu ti poni anche un po' come mezzo e dai. Però non ti ci devi mettere tanto in mezzo tu, perché altrimenti la cambi, la distorci. Quindi qua diventa una lotta contro di te, cioè contro quella tua parte pensante che devi allenarti a tenere fuori per mantenere quella purezza che quando avevi 20 anni era automatica. È un sacco di autocoscienza, cioè, faticosissimo. Cioè tu pensi tantissimo. Sì, infatti il mio problema è il mio cervello, sì. E mi salva proprio quei momenti in cui se ne va e quindi io sono io veramente, sì, sono troppo pensante. Vabbè, questo ci ritorniamo perché in realtà troppo, non è meglio. Ma infatti non gli diamo neanche tutta questa importanza, che quello si esalta, capito? La mente si esalta, specialmente se deve proprio togliere. Allora, vorrei dare spazio e togliere la mente per qualche minuto facendo entrare in scena
i miei magnifici musicisti che ho voluto qua perché volevo regalarti e regalarvi qualcosa di sì acustico e nudo, ma artisticamente completo, perché loro sono bravissimi. Sì, allora io chiamerei i miei cantanti che sono Diana Winter e Andrea Faustini, e Diana ci onora anche con la sua chitarra acustica, e poi il mio maestro Gianluca Ballarin. Ora, visto che mi sono sbilanciato prima, mi sbilancio anche adesso. Dico una cosa molto semplice, alla quale normalmente non ci si pensa tanto, ma la musica, detto fra noi, non esiste, nel senso che... Aspetta, fisicamente, questa mi piace. Questa ti piace. Penso di sì. Andiamo, se no. Allora, la musica di base non esiste, la musica viene, che è una cosa completamente diversa. Ah, perché la musica esiste solo nel momento in cui l'ascoltiamo, poi adesso, come sentite, non c'è. Nemmeno i dischi sono dei pezzi di plastica muti o vinile o CD che sia, nemmeno lo streaming sta nel vostro cellulare, è muto, poi la musica avviene. E questo avvenire lo state per vedere adesso in una condizione ancora più incredibile, specialmente con lei. Gli artisti di musica creano la loro arte in diretta con voi. È come vedere Picasso mentre dipinge un quadro, è come vedere uno scultore che scolpisce qualcosa. Allora, godetevela questa emozione. E farlo insieme è ancora più bello, perché non è un'arte solitaria, no, oltretutto. La per vuoi cui... fare da solo, ma sì, non è bello non farla insieme. Per cui, godetevi questa musica, perché siamo in un momento straordinario. Grazie. Vogliamo fare gocce? Va bene, un po' di gocce, iniziamo dal 2002, dai. Prego, maestri. Perché, allora, è vero, ci conosciamo da tanto tempo ed è
facciamo, siamo arrivati nel nostro mondo, io in quello del giornalismo, in quello della musica, leggermente sfasati, ma facciamo parte di una generazione, di un modo o dell'altro, che si è affermata tra gli anni 90, insomma, nella maniera, diciamo, più clamorosa, alla fine. Mi interessa una cosa, tu eri una giovane e dovevi imparare, da cosa imparavi? Cos'è che ti era la tua scuola? Intanto io imparavo in casa, perché avevo la fortuna di avere, ho la fortuna di avere un papà che canta, un musicista, ho iniziato come musicista, poi un grande cantante, che non si è mai fermato, quindi ha sempre cercato anche di rinnovarsi. È passato dal rhythm and blues al pop, tornando al rhythm and blues, questa musica black che mi imponeva. Io dovevo andare a fatto bene. In casa dovevo ascoltare solo, cioè per ascoltare Duran Duran aspettavo che lui uscisse, perché sennò. E poi imparavo da quello che ascoltavo. Io ascoltavo tanta radio, guardavo i canali musicali, ti leggevo te. Alcuni tuoi colleghi come Gino, infatti quando poi ci siamo incontrati, che mi ha intervistato la prima volta, è stato impressionante, perché insomma già tu eri già un critico elegante, sapiente, eri sempre preparato. L'unica cosa che mi criticavi, Whitney Houston, io ce l'avevo con te. Hai ragione, perché oltretutto lo sai che ho cambiato idea nel corso degli anni, lo confesso, io quello che pensavo fosse formalismo in quel momento, poi in realtà mi sono reso conto che il formalismo non era. Però era un momento anche di trasformazione della vocalità. Decisamente. Stava cambiando il modello del canto, il modello della vocalità proprio, era un grande cambiamento. E lei poi, Whitney Houston, ha portato un modello nuovo di cantante black, che noi eravamo abituati ad un altro modello, non tanto vocale ma anche di immagine. Assolutamente. Quindi lei poi ha aperto la strada a quello che poi è arrivato dopo, non so, penso a Beyoncé, che comunque senza, o ad Alicia Keys, senza una Whitney non sarebbe stato quasi semplice. E quindi imparavo a ascoltare, poi si andava tanto in giro, c'erano tanti locali, tanti club che facevano la musica dal vivo, e io appena ho preso la patente stavo sempre in giro per locali, per ascoltare, perché poi c'era questo bellissimo giornaletto romano che si chiamava Trova Roma, dove si segnalavano i concerti. Pensate che per dire come era diverso il mondo, io curavo la rubrica dei concerti a Roma, quindi annunciavo che succedeva in settimana, a un certo punto c'erano in città 70 locali dove si suggeriva più o meno musica, da quello solo col chitarrista a quello con la band organica, però 70 locali, si faceva musica ovunque. Sei cresciuta in una realtà molto viva e varia anche. Infatti poi l'obiettivo era andare a suonarci in questi locali, quindi quando io la prima volta che ho cominciato, che ero scritta sul Trova Roma, per me avevo vinto il Grammy, avevo finito, basta, ero felice, perché ero segnata anche io col mio gruppo. Ma quando invece sei diventata tu la maestra che le altre seguivano, che effetto ti ha fatto? Cioè quando è arrivata una generazione che è cresciuta ascoltando te? Ma tuttora mi fa impressione, ancora non... Cioè hai fatto la migliore? No, perché poi quando mi raccontano che sentivano, ognuno magari ha il suo disco preferito, no? Non lo so, Mahmood mi diceva che a lui piace il mio disco che si chiama Stonata. Invece Marco Mengoni mi diceva che lui sapeva tutti i cori di Ladra di Vento a memoria. E cioè, mi fa impressione, comunque, perché forse anche perché non... Adesso io mi sto rendendo conto della nuova generazione, quindi che io sono quell'altra, perché per anni eravamo io quelli della mia, essere la nuova generazione. Giustamente adesso siamo in una posizione diversa, che ha anche degli aspetti positivi come questo, cioè comunque rendersi conto di far parte di un cerchio, no? Essere lì, comunque essere anche nei ricordi di questi giovani artisti che propongono cose. È emozionante, io ci penso poco perché mi fa impressione, però è emozionante, come anche l'affetto, quando senti che c'è un affetto, un legame, come se le persone, pur non conoscendoci, però è come se ci conoscessimo. Tu però hai tenuto sempre, questo te ne do atto, nel corso degli anni, un rapporto con il pubblico che è un rapporto, cioè ci sono alcuni che lo tengono perché lo devono tenere e altri perché lo tengono perché ci tengono, che è diverso. Allora, sì. Cosa vuol dire avere relazioni con gente
che ti conosce meglio di quanto tu conosca loro. Adesso è incredibile perché siamo in tour ora, siamo in giro e ci sono in diverse città, ci sono, io rincontro, un tempo li chiamavamo fans, ma non si può più perché siamo quasi parenti, ci sono persone che mi seguono da 30 anni, ci siamo visti cambiare la faccia insieme. C'è chi si è sposato, chi non l'ha fatto, chi c'ha i figli, chi viene ai concerti con i figli grandi. E devo dire, è una delle cose belle che ti porta il tempo. Cioè, quando vedi che le cose durano, no? Che sono dei legami che durano, che continuano, allora dici, vedi, però il tempo non è che ti toglie solamente, ma ti dà. E in questo senso ti dà qualcosa di veramente importante, il legame, ecco. Poi il legame alla fine forse è tutto quello che conta nella vita. Non c'è alcun dubbio, poi alla fine è quello che ti resta o che perdi nel caso. Quello che ti resta o che perdi, ma ti fa capire proprio quanto sia importante, proprio anche per... Facciamo un salto indietro nel tempo? Sì, dietro quanto? Dietro tantissimo. Allora, tipo... io veramente ti vedevo nei club, veramente facevi le cover, veramente suonavi dei classici e sì, li cantavi come non li cantava nessuno. Ma era ecco, vedi, in quel caso era l'incoscienza, perché se io avessi pensato che stavo cantando un pezzo che magari cantava Rita Franklin, non l'avrei cantato. Invece lo cantavo per il gusto di cantarlo senza starmi a preoccupare della densità della canzone. Proviamo a fare la stessa cosa, se mi dessi adesso di cantare senza pensarci su un pezzo di Rita Franklin. Maestro, ce l'abbiamo un pezzo di Rita Franklin? E c'è proprio c'è quello più, che c'è forse più. C'è uno di quelli con cui ci siamo conosciuti. Direi di sì. Dai, facciamo un pezzetto di Natural. Grande pronuncia. Sto seduta vicino a te, qua. Bellissimo. Te la faccio qua, dai. Siamo a casa. Io vado. Looking out on the morning rain. Questa. Oh, I used to feel someone inspired. Diventato una cosa diversa improvvisamente. E me ne accorsi in autogrill, perché ritornando da Sanremo ci fermammo a prendere un caffè e mi riconoscevano,
era una cosa che non avevo considerato. Non aveva senso. Poi feci una cosa stupidissima, tornai a Roma e insieme a mia cugina, lei mi disse, dai, andiamo a Via del Corso, dove si andava da ragazzi a passeggiare, a comprare, non so, magliettine, jeans. Mettiti il vestito che hai messo l'ultima sera di Sanremo. E io, certo, idiota, l'ho messo. Niente, abbiamo chiamato aiuto, taxi, c'era stato questo assalto di pubblico a cui non ero proprio, cioè non avevo pensato, non, però io sono cresciuta in una famiglia, appunto dicevo, mio padre ha provato un grande successo negli anni, fine degli anni 70, e poi ha provato anche la delusione di perdere quel successo, la popolarità, no? Il suo talento intatto. Quindi io ho visto queste diverse onde e quindi... Che rapporto ti sei costruita con la popolarità? In realtà proprio una grande normalità, cioè non ne ho mai fatto un punto di orgoglio, di vanto e nemmeno un problema, sebbene io avessi poi una timidezza da vincere. All'inizio magari poi mi proteggevo un po' di più, mi vergognavo proprio, però l'ho sempre considerato qualcosa di... Per questo poi adesso dico il legame, 30 anni, quando ci vediamo, che sento che c'è, no, un affetto. Allora quella è un'altra cosa, ecco, quello mi dà proprio il valore aggiunto. Però quando è arrivata la popolarità l'ho vissuta come qualcosa che potevo perdere il giorno dopo. Quindi non hai mai corso il rischio di perdere la testa? Cioè, faccio una domanda e te la metto ancora meglio. No. Cioè, tu vai la sera, suoni il concerto, ci sono loro che obiettivamente ti amano, poi torni a casa e sei Giorgia. Che scuotimento c'è da queste due realtà? E in realtà credo sia stata una fortuna familiare, quindi per come sono stata educata, mi hanno proprio educato a non montarmi la testa, ma anche un fatto di carattere, perché io sono una pessimista di fondo. Questo è vero, quindi tendo alla disperazione, perciò io penso sempre che se accade qualcosa di bello sicuramente poi arriva il meteorite e me la farà pagare, quindi mi vivo tutto con una certa moderazione. Poi per esempio crescendo, quando hai una famiglia, tu passi dal palco dove comunque ti senti amata, no? Ti senti stimata, poi torni a casa e c'hai così. Come una badante, e quindi ecco, se riesci fra questi due opposti tu devi trovare un centro dove quindi rimani comunque quello che... Poi nel tempo impari che insomma le cose, cioè la sostanza è l'unica cosa che conta, perché la vita poi ti bastona, te lo insegna. Senti, ma c'è in realtà poi, avendo cominciato a fare le tue canzoni, un punto di equilibrio anche in quello, cioè la necessità di non solo di cantare e quindi di mettere la tua anima, ma anche di scrivere, è anche quello un punto di equilibrio tra le realtà diverse o no? È un punto di equilibrio. Io quando stavo preparando il primo disco, i miei produttori che tu conosci molto bene, che sono quelli di E Poi, no? Proprio mi obbligarono quasi, mi dissero tu devi scrivere, scrivi, dai. e poi nacque E Poi, per esempio. E poi da lì non l'ho mollata questa, perché è un esercizio anche, è stato negli anni un esercizio importante anche per il canto. Perché comunque la melodia che ti viene, che tu poi metti sulla carta, è qualcosa che ti appartiene, quindi poi quando la vai a fare sei tu. E sicuramente da un punto di vista di canto questo mi ha sempre favorito. Poi nel linguaggio, quella è una cosa che ho imparato nel tempo, anche lì, il cantare qualcosa che ti rappresenta, parole, esatto, ti di cui non ti vergogni, poi nel tempo questa cosa l'apprezzi, perché c'è una coerenza fra quello che dici e quello che sei. Però l'ho imparata perché io all'inizio prediligevo le note, non me ne fregava tanto le dighe, cioè la parola mi doveva aiutare a fare quello svirgolo che io dovevo fare. Poi crescendo ho imparato a fare il contrario. Lo svirgolo deve dire una cosa più precisa. Lo svirgolo può anche aspettare, se devi dire quella, cioè, parola che in quel punto deve starci. E poi mi piace anche cantare le cose degli altri se me le sento. Trovo anche quello, c'è stato un periodo in cui volevo affermare, volevo che si sottolineasse il fatto che alcune canzoni erano mie, non lo so, c'è di memoria, oppure appunto E Poi, cioè volevo che si sapesse, volevo un riconoscimento che non fosse quello, lo desideravo, poi mi sono rassegnata. Quando ti sei rassegnata? Hai citato due canzoni memorabili, per cui rassegnarsi così non è poi male. Poi ho detto, vabbè, se lo sanno, lo sanno, se non lo sanno non importa, l'importante è la sostanza. Senti, c'è una cosa però che poi possiamo dimostrare con un pezzo subito dopo. Sì. Facciamo una dimostrazione tecnica. Sì.
di nuovo mi metto le mani degli ascoltatori, perché è così, noi ci crediamo. Cioè, la cosa pazzesca dei cantanti è che voi dite una, raccontate una storia, raccontate un sentimento e lo rendete vero. Io non dubito che quello che tu stai cantando è vero. Certo. Allora, come si fa a trasformare una roba così, cioè farla diventare... Lo so che la risposta è impossibile, quindi perdonami, domanda astrusa, ma come si fa a farla diventare vera, per cui noi tutti ci crediamo? Perché la devi sentire. Perché in quel momento è... Io sono facilitata, secondo me, perché le note mi aiutano. Cioè, la parola diventa un tutt'uno con la nota. Io la nota la sento qui. Sì, adesso quando canto Gocce di memoria non è come, non è come la cantavo 20 anni fa, che dicevo le parole sulle note. Adesso proprio ogni parola ha un peso del vissuto. Quindi ci metti il vissuto e ci metti il sentire. È il sentimento. Alla fine vuol dire che ci credi anche tu in quello che canti. Totalmente, perché se non ci credi non lo puoi, non lo rendi credibile. Si vede. Quando scrivo, secondo me si vede. È quello che quando canti si sente come sei e si vede. Non puoi mentire. Sì, non c'è alcun dubbio. Non puoi mentire. Nel bene e nel male. Allora, cosa ci potresti far sentire che dimostra un po' di questa verità? Una canzone che quando la canti vibri. Dite che non c'è niente di preparato. Potrei provare con un pezzo che è in parte mio e in parte no, che ho scritto insieme a Francesca Michelin. Quindi lì c'è la parte in cui io mi sono messa nelle sue parole e viceversa, insomma. Questo è molto bello. Vogliamo provare? E di seguito poi facciamo anche L'Eternità, che è una di quelle canzoni che mi ricordano un amore, che insomma lì ci credevo tanto e poi niente, mi hanno lasciato. Un cretino. Quasi proprio la canto. Chiamiamolo cioè, così. Il risentimento. Un cretino, no? Sei capito? Facciamo Tornerai. Non sono state chiare, però. Facciamo Tornerai e poi L'Eternità. Prego, maestro. Stranzo. Tornerai sui tuoi passi, io non ne ho dubitato mai. Voglio un caffè per stare sveglio e contare ogni secondo. Mi dirai parole nuove che non ho.
Grazie. Mi stavo scusando perché sono entrata prima sull'eternità, c'era un intro che avevamo concordato, ma che io proprio sono andata, capito? Ah, così, sì. Rock and roll. Senti, l'idea che tu abbia avuto problemi con la voce è una cosa che io non sono mai riuscito a capire, ovvero l'idea che la metto meglio. C'è stato un momento in cui non ti sei piaciuta, in generale, in cui hai cercato, perché era necessario cambiare, di cambiare anche troppo, tra virgolette, cioè non volevi più essere Giorgia, quella lì, ma un'altra. Questa cosa ti ha permesso magnificamente di andare altrove e quindi di scoprire un sacco di cose che probabilmente non avresti scoperto, ma ti ha costretto a metterti in discussione. Ora, sono curioso di sapere il come e il perché. Non so come faccio per fare i tuoi e che non te l'ho mai chiesto, però è bellissima l'idea che un artista non dorma sui propri successi, cioè che non si accontenti di quello che è. Che sogni e consenta a noi di sognare sempre qualcosa che non abbiamo sognato o vedere qualcosa che non abbiamo visto. Allora, cosa ti ha spinto a metterti così tanto in discussione? Allora, non gliel'ho veramente mai chiesto in 30 anni, quindi adesso mi odia, mi manda al diavolo. No, di base tu lo sai che io già 20 anni ero già volevo cambiare. Già all'inizio volevi cambiare. Però essendo diventata tu divina, l'idea che la divinità si metta in discussione non è normale. No, perché io credo tanto nel cambiamento, cioè ci credo anche come speranza. Assolutamente giusto. Speranza in sé, negli altri, però il cambiamento è faticoso, perché comporta sempre una piccola morte e poi una rinascita. Quindi bisogna sempre passare attraverso questo tunnel stretto, no? E riuscire a trovare delle risorse nuove. Però io la considero veramente anche questo come il legame, un po' il senso della vita, perché se non si cambia, se si nasce e si muore uguale. Sei morto all'inizio, non sei buttata via l'esperienza, no? Inutilmente. Però ripeto, è difficile. Più volte durante gli anni ho pensato di dover lavorare sullo stile del canto, perché mi sentivo che cantavo sempre un po' allo stesso modo, attingendo sempre un po' agli stessi miti che avevo, cercando di riprodurre anche nella semplicità, per esempio, di un fraseggio. Ognuno c'ha il suo, no? Come finisce una parola, e io gira e rigira, vado sempre là. E quella cosa un po' cerco tuttora di farla diversa, cioè cerco delle soluzioni alternative, perché mi sembra giusto non ripetermi, ma prima di tutto verso me stessa e poi verso il pubblico. Poi a volte ci riesco bene, altre può costituire quasi una delusione, però io penso che se poi dentro ti dice che va bene, allora va bene. Infatti questo è irrilevante, perché soprattutto se la tua logica non è quella del successo ma quella della musica, perché hanno discorso oltre, no? Oltre il marketing, oltre oltre il riconoscimento, è proprio una cosa, perché c'è un gusto poi a monte, che quando tu riesci a farla quella frase che cercavi e ti viene, è bellissimo, è stupendo. Vedi, i miei cantanti sorridono perché lo sanno benissimo di che cosa sto parlando, che è proprio una ricerca di qualcosa che tu cerchi, c'è da qualche parte, scegli a chi parla, alle volte viene meglio, alle volte no, ma l'importante è cercarla quella cosa. Ora, negli ultimi anni, tra il momento pandemia, il momento musica nuova, cambiamento musicale, sonorità diverse, è cambiato tutto, è stata un'occasione preziosa per dire ok, quello l'abbiamo fatto, ma che faccio? E in questo ma che faccio non mi piaceva niente. Allora, l'aneddoto, prima che tu ci spieghi un'andata e ci metti il pezzo, poi parliamo del cambiamento, è questo. X Factor. Io sono a casa, guardo la televisione, sono tranquillo, con la famiglia, mia figlia, mia moglie, godiamo del programma, ospite Giorgio. Giorgio arriva, canta il pezzo nuovo. Io esco pazzo, letterale, ve lo giuro, non sto dicendo le stupidaggini, telefono a chiunque. No, tra l'altro, in 30 anni non è che tanto, non è successo quasi mai, perché è vero che mi ha sempre voluto bene, ma mi ha pure massacrato nel corso degli anni quando era necessario, che ne sono grata. Però una reazione così non l'avevo mai. Sono uscito pazzo, letterale, cioè è come se mi stessero la luce, cioè io ho chiamato chiunque potevo chiamare per dire ho sentito una cosa
fenomenale, cantata in una maniera fenomenale, adatta ai tempi, cioè totalmente contemporanea. Perché era pericoloso poi, certo. Cioè non potevo fare quella che vuole fare la nuova, se no, non è la mia di Mahmood. Dovevo trovare una cosa che, cioè, che mi stesse bene addosso. Ma ti sta addosso in una maniera incredibile, cioè io ho visto, ho riconosciuto la ragazza di 20 anni che era nei club, ho riconosciuto la ragazza che vinceva Sanremo diventando divina, ho riconosciuto la ragazza che cambiava costantemente in tutti i suoi modi cercando quella cosa, e io trovo che quella cosa con questo pezzo tu l'abbia trovata in una maniera incredibile, perché è te stessa oggi, non quella di ieri, quella dell'altro ieri. Infatti mi hai fatto molto felice quando hai detto, perché non era scontato, non era facile. Ma ho preso anche dei rischi. Voglio capire come ci sei arrivata, perché non è facile. Perché io ho ricevuto questa canzone da Mahmood, canzone su cui aveva già lavorato con Dardust, e io in quella melodia c'è tanto Mahmood, ma ci sono un po' anch'io. Di più, perché quando la senti cantare da te non c'è più Mahmood. E ci ho lavorato molto nel canto, è lì che, quella è stata una delle canzoni che mi ha messo duramente alla prova, perché là ho dovuto un po', mi sono dovuta proprio esercitare, perché è una scrittura comunque serrata, dove hai poco spazio, però in quello spazio puoi fare delle cose, e per farle ci devi lavorare se non l'hai sempre fatto. E in qualche modo c'era anche un po' di me là dentro, che secondo me lui ha restituito. Ora non vorrei essere presuntuosa, ma io ci ho sentito qualcosa. C'era lui e c'ero anch'io, e io ho cercato di fare un ulteriore rimescolamento. Poi ci ha messo le mani il produttore del mio disco, che è Fish, con cui condivido tanta parte dei miei gusti musicali, e in quel caso lui l'ha arrangiata in un modo che è diventata ancora più me. Ma da cantare è difficilissima, noi sudiamo tutte le sere quando facciamo, perché è quasi una sfida, però ti tiene, capito? Tu finché non finisce la canzone non sai come ne uscirai. Non sai nemmeno dove stai andando. Esatto, e non ti puoi distrarre un attimo, quindi è un esercizio di sentimento ma anche di tecnica, su cui devi stare proprio, devi mescolare le due cose, quindi ogni volta, però noi adesso la facciamo, se qualche la facciamo, ma magari un po' più, essendo in questa formazione, la facciamo un po' più ballad, e questo secondo me le dona ancora di più. Ne sono entusiasta. Vuoi sentire? Certo. Vuoi sentire? No. Vuoi sentire? Chi comincia? Diana? Cominci tu? Thank you.
difficile, però addirittura respiriamo insieme, che è una cosa che a me mi esalta ai massimi livelli, proprio quando senti il respiro preso insieme. Allora, tu lo sai che starei con te altre tre ore, ma dobbiamo avviarci verso la conclusione perché ci cacciano. Ci caccio. Allora, ti voglio chiedere due cose prima di sentirti ancora cantare, perché più di tu e non io. Ma una cosa che mi interessa legata a questa canzone e al tuo ultimo album. Molti di noi anziani, perché io lo sono, alcuni, io no in questo caso, pensiamo che la musica di oggi sia più brutta di quella di ieri. Ora, invece tu, essendo una cantante, e avendo cantato un pezzo di oggi che abbiamo appena ascoltato e che tutto è tranne che brutto, ma mi interessa sapere che pensi tu della musica di oggi in Italia. Se ti ci trovi bene, se ti piace, se è vero che era meglio prima, se non è vero che era meglio prima. Intanto quando uno comincia a dire che era meglio prima è invecchiato. È proprio un dato di fatto. Senti, cioè, se la generazione precedente dice sempre eravamo meglio noi. Ma a me piace questo. Cioè mi piace. Io vedo mio figlio, per esempio, se ascoltiamo la radio, cosa che devo contrattare l'ascolto della radio, perché lui va direttamente sul, no, sullo streaming e vuole sentire, però sente solo cose italiane. E trionfo della musica. Io ricordo che io andavo, cercavo, ascoltavo tanta musica straniera, sì, tanta americana, un po' d'inglese, ma me l'andavo proprio a cercare. Mi piace questa cosa che lui ascolti la musica italiana, che cerchi il testo in italiano, che quindi questo momento io lo trovo molto anche di ispirazione, stimolante, e poi è nuovo per noi. Io mi ricordo che ascoltavo delle robe americane di rap, di hip hop, già una ventina d'anni fa, forse anche di più, e mi piaceva. Mi piace che sia arrivato in questa forma anche nella nostra cultura, a modo nostro. Trovo bellissimo che tu ci sia buttata dentro con un pezzo che abbiamo appena ascoltato e con un disco che è pieno di sfaccettature diverse. In realtà per me è stato di un vantaggio, però ho potuto fare un po' di quelle cose che cerco di fare da anni, perché io quando arrivavo nella mia casa discografica arrivavo con una canzone che io volevo fare che era molto stile R&B, mi prendevano per matta e mi dicevano ma dov'è, ma che cos'è, ma no, perché volevano che io continuassi a fare quello che secondo loro per me andava bene, ma io desideravo anche fare altro, desideravo recuperare anche quello che mi è sempre piaciuto, no? Mi sembrava giusto riportare nelle mie cose il mio gusto. Quindi in parte per me è un bene che ci sia questo momento che attinge anche nell'hip hop. Sono venuti da te invece che tu andare da loro. Esatto. Poi ovviamente devo mediare fra quello che sono, quello che ero, quello che c'è, quello che mi piace. Però anche lì credo che sia un dovere sempre artistico di lealtà verso di sé, verso il pubblico, di somigliarsi il più possibile e di non cercare di essere qualcosa che può funzionare, perché poi non funziona mai quando fai così. Tre cose serie per chiudere e poi lasciamo voi alla musica per qualche minuto con loro senza di me tra le palle, ma la domanda... La prima, la condizione della donna in questo paese è sempre stata complicata. La donna nella musica è un mondo di maschi, non c'è niente da fare, non ha vissuto sempre con comodità. Per te è stato un problema o un vantaggio l'essere donna in questo paese? Ma non è mai un vantaggio. Non è mai un vantaggio, è una banalità. Diciamo, nel senso, quando adesso sicuramente nel mio ambito sono cambiate tante cose e ormai si sa che anche le ragazze sono strumentiste, autrici, produttrici, entrano in studio di registrazione, sanno dove mettere le mani. Sì, quando fa una chitarrista non avremmo mai vista, non c'è il condo. Comunque sarebbe stata una... No. Però negli anni 90, quando io entravo in studio e dicevo che volevo il rullante asciutto, tipo, mi guardavo e dico, ma che vuole questa? Cioè, poi tra l'altro pagavo io. Quindi comunque me lo dovevano pure proprio dare proprio per diritto di questo rullante asciutto. Però ecco, c'è voluto un tempo di. Ci vuole sempre il momento che tu ti devi guadagnare la credibilità. È un fatto culturale di mentalità sedimentato in millenni, quindi non è una colpa di nessuno di noi, è qualcosa che va in automatico. Però lavorando sulla mentalità, secondo me, si può arrivare a livelli di possiamo migliorare. Sì, che poi è semplicemente un guardarsi con gli occhi puliti, no?
senza vedere cose che magari neanche ci sono, perché hai imparato che comunque ci sono. Ripeto, è qualcosa di sedimentato talmente tanto nei millenni che è difficile buttarlo giù con lo scalpello, però piano piano, insomma, si può fare. Già vedi, dagli anni 90 ad ora, e considera comunque che però noi avevamo già avuto delle artiste pioniere, meravigliose, non lo so, penso alla Bertè, a Patti Pravo, cioè, Mina stessa, censurata. Mina stessa, Mina modernissima. Però bisognava sempre ribadire, capito? Ribadire. Bene, noi ribadiremo, che problema c'è? No? Ma dico no? La seconda parola molto semplice è impegno, che in realtà è stata sottotraccia una delle tue costanti, cioè hai sempre cantato, comunque in ogni disco c'era qualcosa che aveva un contatto con la realtà, con la vita, hai partecipato un sacco di manifestazioni, mica so scemo, scherzi a parte, hai anche partecipato a un sacco di concerti importanti legati, allora fare l'artista, fare il cantante non vuol dire vivere per conto tuo da qualche parte con la tua musica. No, io poi ho lavorato tanto, per esempio, con Pino Daniele, che era uno che mi diceva sempre che bisogna andare per la strada, bisogna andare al bar, bisogna chiacchierare con la gente, bisogna guardare come vivono le persone. Se vuoi scrivere le canzoni devi stare tra la gente, non puoi essere nel tuo mondo. Esiste anche quella formula lì, però è diversa, ecco. Io per esempio vivo in un quartiere molto pop di Roma, io dico molto pop, è popolare e mi piace il fatto di che anche mio figlio cresca nel parchetto con ragazzini che sono di diverse nazionalità, mi piace andare a fare la spesa, mi piace sentire il malcontento oppure la gioia perché la Roma ha vinto la partita, cioè mi piace questo sentirmi parte di qualcosa che posso raccontare, comunque che mi può in qualche modo si appiccica, perché siamo parte tutti della stessa cosa, quindi l'impegno in realtà è semplicemente una coscienza collettiva che piano piano si fa sempre più solida, poi si può anche non essere d'accordo nelle idee, però fondamentalmente riconoscere l'uno nell'altro l'appartenenza a qualcosa di più vasto è, credo sia prezioso, ci permetterebbe anche di vivere un po' meglio fra di noi, perché poi siamo tutti qua insieme, ci sarà un motivo. Se le nostre anime hanno scelto questo tempo difficile, quindi più secondo me riusciamo a essere in empatia con l'altro e più possiamo fare meglio le cose. In realtà in parte è risposta alla terza domanda, ma te la faccio comunque. Questo mondo in questo momento è parecchio difficile, ci sono un sacco di cose complicate. Le canzoni ci aiutano, è ovvio che io penso che sì, ma mi interessa sentirlo dire anche secondo da te. Secondo me più che mai. Addirittura forse più di quando erano manifesti di ideologie, che è stato anche quello un momento in cui era evidente come si potessero spargere le idee attraverso la musica. Secondo me adesso più che spargere idee possiamo invece cogliere nella musica questo valore di unirci, perché siamo è proprio un momento, ma a livello planetario io credo, in cui dobbiamo come esseri umani rafforzare la nostra umanità, l'umanità intesa proprio come quell'empatia che dicevo prima, e renderci conto che siamo uno legato all'altro, e la musica te la fa sentire questa cosa, te la fa vedere, te la fa toccare, proprio diventa qualcosa di concreto, e forse questa è la cosa più importante che può fare per noi la musica in questo momento, per cui va bene tutta la musica, purché abbia questo effetto qua. Allora, signori, dire che è stato un onore e un piacere, è veramente poco. Grazie a voi per la stazione di Roma. Lasciaci una qualcosa di indimenticabile. Mi sa che toccava qualcosa di indimenticabile. Ah, cosa? È ampiamente in grado lui, sono ampiamente in grado loro, non diciamo le idee. Aspetta, signori, lo ripeto. Vado a concordare la canzone. Nel mentre concordo la canzone, io vi ringrazio per essere stati con noi, la Repubblica delle Idee continua ancora domani e dopodomani, domani sera se volete stare con il sottoscritto e con Castaldo in tarda serata dalle 9:30 se andate a rato avremo qui tutto il cast di Boris, che non è poi male, e poi io e Castaldo vi intratterremo su John Lennon, che non è poi male, e poi avremo invece domenica altri due ospiti con noi, Diodato e Roma. Allora, l'ho detto prima, adesso da dire mentre lei non ci sente, o forse sì, vedi, improvvisiamo. Allora. Magari facciamo fare un pezzetto pure ai ragazzi alla fine.
dico no, solo no, dovevamo fare una cosa che era un po' anche un'allegria, no? Era quella, però mi hai detto un pezzo memorabile. Cioè, mi metti addosso una responsabilità. No, peggioro, l'ho detto all'inizio e lo dico adesso. Vi prego, un grande applauso per la divina Giorgia. Grazie a tutti.